Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2025. Io vi auguro un buon inizio settimana e oggi ragazzi andiamo a vedere il quindicesimo episodio del Consiglio del Magic, stili giusti abbinati, andiamo a vedere finalmente le punte. L'ultimo episodio, ma non l'ultimo episodio del Consiglio del Magic perché ogni volta che avrò dei consigli io comunque andrò avanti cambiando il titolo e andremo avanti a fare questo, diciamo, questa serie. Questo format, però sicuramente adesso che siamo arrivati alle punte e oggi vi spiegherò le punte, ragazzi, per un po' lo metterò da parte perché poi dopo questa settimana inizierà il format delle review. Però là, ragazzi, le review del Magic andremo a vedere cose che tanti altri non ne parlano neanche, ve lo posso assicurare. Ci sarà un bel lavoro dietro, ma spero che lo apprezzerete, ragazzi, perché questa settimana è importante, perché quando inizia il nuovo format c'è sempre tanto, tanto lavoro. Ragazzi, sto registrando questo video giovedì 24, quindi la settimana prima, li sto registrando uno dietro l'altro, ragazzi, appunto, perché poi mi dovrò concentrare per il nuovo format, ragazzi. Allora, prima di iniziare però velocemente vi voglio ricordare che in descrizione del video trovate il link alla mia pagina di Instagram, il link al mio gruppo Telegram. E ragazzi, il link è per abbonarvi, ok? Qualsiasi bisogno, qualsiasi di voi che uno di voi ha bisogno di un supporto personale in privato per qualsiasi cosa, una formazione, delle build, fate il Magic intermedio, ragazzi, minima spesa, massima resa, perché ve lo posso assicurare che vi darò tanti di quei consigli. Tanti di quei moduli che secondo me sicuramente se siete in difficoltà con il mio aiuto ritornerete incoraggiate per andare in D1. Bene, detto questo, ragazzi, io direi di incominciare e andiamo a vedere le punte. Ma quali sono questi stili di gioco dove si attivano nelle punte? Beh, ragazzi, ritroviamo l'attaccante di rientro e ritroviamo il senza palla. Ma si aggiungono tre nuovi stili, che è il fulcro di gioco, l'opportunista e il rapace d'area. Quindi, giocatori chiave, regista creativi, classici 10, non metteteli mai punta, anche se possono fare quel ruolo, come Alex De Piero può fare la punta, certo, ma ragazzi, non mettetelo perché rimarrebbe senza stile, con lo stile disattivato e rimarrebbe un giocatore che non si inserisce, che non viene incontro, che non fa movimento, che dà solo problemi alla squadra. Rimangono le sue statistiche individuali, rimangono le sue abilità, rimane un grandissimo giocatore, ma dà poco alla squadra. Ok? Quindi il mio consiglio è di non mettere mai un giocatore senza stile, soprattutto davanti, dove noi dobbiamo creare più movimento per aprire le difese. Ok? Mi raccomando, non voglio vedere un Gullit, non voglio vedere un Neymar regista creativo, un Ronaldinho, mai. Mi raccomando. Quando vedo quelle cose a me mi viene da sorridere e ridere, ragazzi, ve lo posso assicurare. Ma iniziamo, partiamo però dall'attaccante di rientro. Perché l'attaccante di rientro, ragazzi? Perché l'attaccante di rientro, ragazzi, l'abbiamo già visto nella seconda punta, quindi è molto semplice, fa la stessa identica cosa. Viene giù per fare inserire magari un giocatore chiave, in questo caso c'è un regista creativo, ma facciamo ben presto a cambiare con Cruyff. Attaccante di rientro scende. Uguale alla seconda punta. Cosa cambia? Che chiaramente scende meno, quindi scende leggermente meno, la seconda punta scende di più, scende leggermente meno e così si può andare a inserire comunque il giocatore chiave o classico 10. Lo ricordo che anche classico 10 quando vede l'occasione si inserisce. E cosa succede se quando scende uno gli occupa il posto? Risale immediatamente perché rientra proprio in gran velocità, ma magari si va a inserire dove c'è lo spazio, quindi potrebbe anche inserirsi in largo da questa parte. Ok? Bene, questo è l'attaccante rientro. Cosa serve? Serve perché se si abbassa si crea un buco. Se gli altri giocatori sono stili che si possono andare a inserire nei buchi lasciati dai nostri compagni, si inserirà, crea movimento di gioco in area e per la difesa avversaria è complicato e quindi può andare a sbagliare le marcature, si apre la difesa e così riusciamo ad andare in gol. Un attacco statico va bene per un via laterali perché ci sono tanti cross, ma per un possesso palla, un contropiede veloce, un contrattacco, anche contrattacco, perché contrattacco possiamo andare sia via laterale che centrale. Insomma, se attacchiamo centralmente, ragazzi, vi posso assicurare che attaccante rientro è uno dei migliori stili che si può adoperare per aprire le difese. Fondamentale, fondamentale averne sempre uno in panchina perché vi potrebbe cambiare la partita. Ok?
Detto questo, o addirittura sempre titolare. Però, se proprio sempre titolare, fate un po' fatica a capire i movimenti, non è il vostro gioco, volete spingere sempre in avanti, tenetelo in panchina, perché dal momento in cui trovate quelle muraglie di difese che ormai tutti mettono delle difese tutte lì con i collanti, ragazzi, fidatevi, prendete un attaccante rientro che vi apre le difese. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere subito senza palle. Lo lascio sempre per ultimo, ma stavolta ce lo togliamo subito. Perché? Perché non cambia niente, ragazzi. Cambia che è un giocatore che fa da esca agli avversari, quindi lui si muove in zone dove può portare via la CPU. La CPU, viene attratta da questo qua, da questa esca del senza palla. E ragazzi, però, devo dire che è nel ruolo che funziona meglio. Ripeto, con la CPU meno invasiva è meno invasivo anche questa calamita, no? Questa calamita, questa attrazione della CPU avversaria. Però, ragazzi, in punta, soprattutto se ha dello spazio di fianco, spesso si allarga, i difensori tendono ad allargarsi un po' e devo dire che qua funziona un po' meglio. Ecco, quindi per un giro palla, avere un senza palla anche in un possesso palla potrebbe essere utile, però ragazzi, bisogna vedere in che situazione, in che modulo, in che circostanza lo andiamo a inserire. Perché se andiamo a inserire un senza palla e poi andiamo a metterci vicino dei giocatori chiave che gli vanno a inserirsi vicino, chiaramente è un caso. Deve essere isolato, è un giocatore che si deve isolare e portarvi via. Pochi palloni deve toccare, è più un giocatore che proprio ci aiuta a lasciare libero gli spazi per gli altri giocatori. È un'esca, ragazzi, un'esca, una calamita per i difensori, per diciamo i giocatori avversari. Molto difficile da utilizzare, c'è da fare molta pratica perché ti viene da dare palla senza palla, e senza palla, se prende palla, deve darla via immediatamente, ragazzi, immediatamente, perché ce l'avete tutti addosso. Ok, difficile, difficile saltarci fuori con un senza palla. Tante volte in punta può anche essere però che il suo andare dove non c'è nessuno è anche a fianco, e tante volte quando capita l'occasione si può anche inserire, ragazzi, sì, si può inserire. Ma non si inserisce per andare in porta, si inserisce sperando che qualcuno comunque vadi a togliergli il pallone per lasciare spazio. Quindi non andate dopo in corsa con senza palla, ma correte un po' quando vedete che tutti gli avversari, o almeno due o tre, si stanno avvicinando, scaricate la palla dall'altra parte. Ok, e semplicemente questo, non posso dire altro che senza palla, questo è. E poi ragazzi, andiamo a parlare invece del fulcro di gioco. Perché voglio parlare di questo fulcro di gioco? Questo giro ce l'hanno tutti in teoria, perché è stato regalato a Natale dell'anno scorso. Ragazzi, fulcro di gioco cos'è? È un giocatore che dà praticamente appoggio alla squadra. È un giocatore che scende, e voi direte, come attaccante rientro? No, scende anche di più dell'attaccante di rientro, ma praticamente non scende durante, diciamo, la manovra come l'attaccante di rientro. Noi quando prendiamo palla, la recuperiamo palla in difesa, lui arriva già giù. Si fa già trovare pronto per un lancio anche lungo per andare a stoppare di petto, perché sono tutti giocatori bene o male grossi, forti fisicamente, di solito hanno anche spesso tipo il colpo di tacco a finalizzazione acrobatica, perché sono quei giocatori che tendono ad allargarsi con le braccia, a tenere lontani gli avversari per stoppare il pallone o girarsi e tirare, perché di solito hanno un tiro devastante anche da lontano. Oppure, ragazzi, per lasciarsi, diciamo, gli avversari alle spalle, tenerli dietro per poi dopo smistare i palloni. Vi faccio un esempio, un esempio. Ammettiamo che qua ci abbiamo un giocatore chiave. Ok, adesso non è un giocatore chiave, quando mi serve non li trovo mai. Ecco, un giocatore chiave come questo De Bruyne, se lui scende giù, si tiene i giocatori dietro alla sua schiena, quindi si appoggia ai difensori. Quando viene qua, si appoggia ai difensori, il giocatore chiave si inserisce, lui gliela dà e chiaramente si può inserire. È un giocatore comunque anche che può andare a colpire di testa, perché se invece di andare centralmente giochiamo via laterali per andare tipo a crossare, lui è un giocatore che tendenzialmente si abbassa, usa la sua abilità sponda per lanciare uno in fascia, quindi arriva, prende la palla, la difende, lancia, ma poi dopo lui rientra come l'attaccante di rientro. Uguale identico, solo che c'è un piccolo problema: rientra sempre dentro l'area, quindi c'è l'area occupata, a lui non gliene frega niente, lui si mette qua, non gliene frega niente, pesti i piedi del suo avversario. Quindi attenzione, quando c'è un fulcro di gioco, ok,
non ci va messo un giocatore chiave dietro. Ovvero, voi direte, ma come? Viene giù, lascia lo spazio. Ma poi ritorna su, sempre in quel posto. E se lui scende e lui prende il suo posto, lui gli calpesta i piedi, non gliene frega niente. È un po' come l'ignoranza del giocatore chiave che si inserisce nel buco, lui ritorna con ignoranza nella sua posizione. Lui ci tiene, è il suo nido, lui ci deve tornare. Quindi è molto differente dalle attaccate di rientro. Molti mi chiedono, non capisco la differenza. Ecco la differenza, ve la porta il Magic, ve la spiega oggi il Magic su questi schermi. Bene, detto questo, ragazzi, togliamo il fulcro di gioco e arriviamo alle rapace d'aria. Rapace d'aria. Il rapace d'aria, ragazzi, è la seconda punta preferita da tutti, perché la prima è l'opportunista, ma lo vediamo per ultimo. Rapace d'aria. Il rapace d'aria, ragazzi, quest'anno, da un po', non è dal 2025, nell'ultimo anno di football è un po' cambiato. Prima è un giocatore che stava molto in area. Adesso tende a venire in giù, meno dell'attaccante di rientro, meno del fulcro di gioco, e appena prende palla fa l'1-2 per inserirsi. Ragazzi, sta sempre al limite della squadra avversaria, bisogna servirgli la palla sui piedi perché poi la scarica per un 1-2, cioè dà la palla all'attaccante o al trequartista e poi è molto bravo a liberarsi e inserirsi. Ma senza questo 1-2, senza questo appoggio, se noi lo lanciamo in mezzo, è molto difficile che si inserisce. Può succedere con delle difese poco attente, con uno che sa poco difendere, con uno che usa difensori senza stile attivato, perché lasciano i buchi, o con praticamente movimenti sbagliati, un incontrista che esce, lascia il buco, allora sì. Però non è che lui parte e si inserisce, voi lanciate la palla, cioè voi lanciate la palla nel vuoto e lui dopo ci va, ma non è che lui parte a inserirsi, no, arriva prima la palla, poi arriva lui, al contrario di un altro giocatore che vediamo fra poco. Quindi lui è in area, viene un po' avanti per cercare l'appoggio per fare l'1-2 e poi reinserirsi. Di solito è molto forte fisicamente, ma non è detto. I fuochi di gioco sono tutti così. Lui no, perché abbiamo anche tipo dei giocatori che conoscete benissimo, che è veramente, veramente, veramente forte, ma qua non lo vedo. Forse ce l'ho in panchina. Ok, c'è anche dei fulcri di gioco un po' particolari, forte nel dribbling, non sono grossissimi perché è alto 1,69. Questi servono più quando non crossiamo, perché tipo il rapace d'aria, ragazzi, è un giocatore che comunque se andiamo a crossare in area, ok, sta sempre in mezzo all'area, quindi è forte di testa. Chiaramente deve essere forte di testa. Haaland è altissimo, 1,94, ma di testa vedete che non è molto forte. Ma ci sono dei rapaci d'aria veramente, veramente tosti di testa. Esempio, questo giocatore qua. Sempre un rapace d'aria, forte come Haaland, però è meno veloce di Haaland, ha meno accelerazione, ma ha molto colpo di testa. Come vedete, c'ha 87. Ragazzi, contate che sto usando un allenatore, ragazzi, che ha 70 in tutto, se no salgono molto di più gli overall. E passi in 90, ok? Con un salto di 90, tipo alto 1,95, capite bene che questo qua è devastante. Però è un giocatore che se fa gli 1-2, come vi dicevo prima, che prende palla e poi fa l'1-2, è molto lento a ripartire. Quindi, se dovete fare quegli 1-2 per inserirvi centralmente, vi consiglio dei giocatori come Romario, ok? Accelerazione molto veloce, dà la palla, poi scatta, arriva subito alla sua velocità massima, che in questo caso è 84, ma è già abbastanza perché resta sempre al limite dei difensori. Ricordatevi che resta all'altezza dei difensori, cioè, ok? Si rimane lì, ok? Non si va ad appoggiare per forza al difensore, ci si mette davanti, lui non si appoggia come fulcro di gioco. Ammettiamo che Ferran Torres è il difensore e lui non si va in appoggio, lui gli viene davanti, poi fa l'1-2 e poi dopo si va a inserire, o che gli passa da una parte, o che gli passa dall'altra, ma si va a inserire. E il rapace d'aria, ragazzi, se si è utilizzato bene con gli 1-2 col possesso palla è devastante, ok? E una coppia che funziona molto bene col possesso palla è rapace d'aria, appunto, e
l'opportunista, che adesso andiamo a vedere, con dietro magari un bel regista creativo, perché chiaramente non mettiamo giocatori che si vanno a inserire, perché sono giocatori che occupano sempre l'area. Quindi dietro una coppia del genere è obbligatoriamente obbligatorio mettere un regista creativo, perché funzioni molto bene. Un 4-3-1-2 con questi trequartisti e queste due punte, se sono utilizzate come vanno utilizzate, diventano devastanti, ragazzi. Vi aprono completamente. Non proprio la difesa perché è molto statica, però se siete bravi a fare gli 1-2, siete bravi voi, palla alla mano, diventa un problema mantenerle. Perché l'opportunista cosa fa? Ragazzi, l'opportunista resta sempre al pari della difesa, al limite del fuorigioco, al limite. E appena voi gli date la palla, lui si inserisce. Non si inserisce mai prima, lui resta in linea col fuorigioco. È difficile che vada in fuorigioco un opportunista. Se ci va, ragazzi, è merito della difesa avversaria. Magari è molto alta, magari usa molti incontristi che vengono incontro appena c'è un movimento nostro, o dei frontali extra, che allora sono molto bravi a mandare in fuorigioco. Però, ragazzi, l'opportunista di solito non tende mai ad andare in fuorigioco, sta sempre sulla linea difensiva. La linea difensiva si alza, beh, e lui si abbassa. Un ottimo modo per non prendere gol diciamo, dagli opportunisti, però è stare più bassi possibili. Perché se stiamo con una difesa molto alta, ok, molto alta, mettiamo che siamo alti, se l'opportunista, diciamo, mettiamo che la linea difensiva, qua c'è la porta avversaria, i difensori si abbassano qua, e qua arriva l'opportunista, può essere pericoloso, perché se poi riusciamo a prendere palla con un Davids e lanciargliela anche nel vuoto, pari pari con un difensore, sappiate che è più veloce l'opportunista, cioè statisticamente più veloce. Poi questo è Torres, è un po' completo, è una specie di rapace d'aria trasformato in opportunista, ma se avete il classico opportunista alla Kylian Mbappé, ragazzi, se vi parte nel fuorigioco e non ci va, diventa devastante. Scusate, sono uscito. Diventa devastante perché adesso c'ha 87-93, quando gli metto un allenatore chiaramente più forte c'ha 94-95 tipo, e quindi diventa devastante sulla linea di fuorigioco. Ecco, resta sulla linea di fuorigioco, linea difficile sul fuorigioco, e gli lasciate lo spazio dietro, quello parte, prende il campo e ciao, ciaone. Quando avete contro degli opportunisti non dovete stare con la difesa alta, ragazzi, è meglio abbassarsi, piuttosto state anche in difensivo leggermente. È una cosa che anche io a volte non ci penso e sbaglio, ma vi fregano, ragazzi, vi fregano. Ed è anche uno degli attaccanti più utilizzati. Secondo me utilizzati anche in moduli che non vanno utilizzati. Però ok, dove va utilizzati? Contropiede veloce, possesso palla. Sono i migliori. Contrattacco? Nì. Può funzionare, ma contrattacco il gioco è più sulle fasce. Quindi consiglio più in contrattacco di utilizzare più rapace d'aria e giocare sulle fasce. Ok? E le coppie, ragazzi, può andare bene un po' tutte, dipende dallo stile di gioco e da quello che vogliamo dello stile di gioco. Funziona bene anche un fulcro di gioco e un opportunista. Lui viene giù in appoggio e quando viene in appoggio passa la palla magari a un tra le linee, che magari mettiamo da appoggio anche a Davids, che è un incontrista. Davids di prima l'allungo a Mappé, che sta in linea fuori gioco e va via. Quindi è buono avere un fulcro di gioco che va a creare queste sponde per poi il passaggio dopo subito mandare Kylian, magari l'opportunista, in gol. Si può utilizzare, come detto prima, con un rapace, si può utilizzare anche con un attaccante di rientro. Attaccante di rientro scende e poi dopo scende, ok, quando sta risalendo praticamente date palla all'opportunista. L'opportunista, quando vede che sta risalendo, gliela va a ridare. Perché? Perché lui andrà in profondità, ok? Ma se va in profondità anche a lato, ok, non c'è problema, perché tanto arriverà sempre in area l'attaccante di rientro. Quindi è un gioco diverso, un po' più macchinoso, un po' più lento, un po' più lungo, ma si può fare. Un'altra cosa che voglio dirvi dell'opportunista è che se c'è lo spazio, l'opportunista tende ad allargarsi. Stiamo facendo gioco qua, non abbiamo terzini offensivi, abbiamo di qua un terzino difensivo, abbiamo, e in questo caso abbiamo un incontrista che può salire, gli mettiamo un mediano collante qua perché lo vogliamo qua, una chiusura col terzino difensivo, bene, in questa zona di campo non ci va nessuno. Se quella zona di campo rimane libera, l'opportunista, ragazzi, si allarga. Va a fare come un'eda, ok? Ma proprio si allarga, va qua.
Questa cosa non lo fa l'attaccante di rientro, a meno che non lo fa quando rientra perché non trova lo spazio, non lo fa il rapace d'aria, non lo fa il fulcro di gioco, ok? Quindi è l'unico attaccante che vi dà anche, diciamo, ampiezza all'attacco. Quindi è fondamentale soprattutto fare in maniera che qua in questa zona potete fare delle tattiche apposta, che in questa zona giocatori che non salgono, in maniera che lui, esempio, si allarga. Ok, in questo caso il giocatore chiave si va a inserire. Ok, chiaramente se volete fare questo tipo di movimento, qui ci vuole una punta che rimane di sfondamento, tipo un rapace d'aria che resta in area. Ok, magari che puoi andare a crossare con l'opportunista per andare a segnare di testa. Quindi magari ci mettiamo un attaccante come lui, forte di testa, come vi ho detto prima. Quindi se lui ha lo spazio, si allarga, gli diamo la palla, avremo anche il giocatore chiave che si inserirà sicuramente. Okay? Perché qua abbiamo un regista creativo. Oppure qua abbiamo un giocatore chiave che allora si va a inserire. Però allora c'è un classico 10. Il classico 10 che si inserisce quando trova la posizione giusta, quando trova che si allarga, diciamo, l'opportunista. Se voi ascoltate quello che dico e avete visto tutte le lezioni, state capendo che ogni lezione che vi ho spiegato potete andarla a collegare per ogni ruolo. Se voi fate questo ragionamento, con tutti i miei consigli che vi ho dato, riuscite tranquillamente a costruirvi una squadra come volete voi. È facile? No. È complicato? Lo so, però almeno vi posso dare questo aiuto per arrangiarvi. Se invece volete l'aiuto migliore, vi abbonate al Magic Intermedio e faccio tutto il lavoro io per voi e poi vi spiego come andare ad utilizzarla. Chiaramente creo moduli strettamente personali sul vostro gioco, ok? Quando vi abbonate, mi contattate in privato e vi assicuro che tutto quello che vi ho spiegato funziona, ma io ve lo metto in pratica in campo e quando andrete a giocare vedrete la vostra squadra che farà giri mai visti prima, ve lo posso assicurare. Io ragazzi ho finito, siamo arrivati alla fine di tutto. I ruoli, ok? Per un po' adesso sicuramente questo format si fermerà un attimo perché giovedì dovrei iniziare, anzi inizierò sicuramente con diciamo il nuovo format che saranno le review dei giocatori, chiaramente quelli più importanti. E niente ragazzi, io vi saluto, vi chiedo un bellissimo like, ne lasciate sempre un po' pochi per le visualizzazioni che ho, però ok, se siete nuovi, avete visto questo video, iscrivetevi, non vi costa nulla, molti guardano i miei video e non sono iscritti, lasciate un bel commento, fatemi sapere se siete contenti ora che avete un quadro completo e generale di tutti i ruoli, trovate tutti, diciamo, i video anche in descrizione, trovate la playlist con tutti i video degli altri ruoli e ragazzi, niente, noi ci vediamo domani. Martedì, che non so ancora esattamente cosa uscirà, però sicuramente sarà un video interessante perché su questo canale trovate solo video interessanti su eFootball 2025. Io ragazzi vi saluto, un grosso abbraccio e ci vediamo domani sera alle 5:30, sempre qua sul canale di Magic Gamer. Ciao a tutti! No, 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 non vi posso salutare, ragazzi, non vi posso salutare così. Perché? Perché non ho salutato gli abbonati! Gli abbonati che mi danno un supporto enorme, se volete prendere esempio, abbonatevi anche voi. Quindi vado a ringraziare e salutare Cristiano Biselli, Daniele Panza, Pietro Antonini, Alessandro, Francesco Napoletano, Capa di Cats, Gianluca Milani, Michele Cavallo, James Graffiti, Gabriele Lorenzetto, PP Game Show, Pensile, Andrea Felicioli, Jerry92, Alessandro, The Legend Killer 82, Davide Pedrotti, Pasquale Gatto, Martin Puntar, Giovanni Santoro, Gio 1990, Alex Martelli, Trinità, Vincenzo Sanfilippo e Andrea Aramini. Ragazzi, io vi ringrazio tutti 24, grazie mille per il massimo supporto, grazie anche a tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che mi seguono, che mi danno sempre supporto, anche nella maniera gratuita, con video gratuiti, seguendo e guardando i miei video. Ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto e adesso davvero vi devo salutare. Ci vediamo domani sera. Ciao a tutti!